Irco Liberty da Locri, sì. E Locri al contrario, Irkol Liberty, libertà in inglese, perché questo nome? Perché per dare voce anche alla nostra patria, la nostra terra è anche un senso di appartenenza alle nostre radici, quindi cambiare un po' la musica facendo musica, nel senso nel nostro territorio c'è un po' una mentalità troppo tradizionale, abbiamo pensato all'epoca e noi abbiamo deciso questo nome per dare un'altra voce a quello che facciamo, ecco. E quindi voi siete insieme dal 2010, avete iniziato questo progetto che andrà avanti, anche perché dite, noi ci attacchiamo alle nostre radici, alle nostre tradizioni, c'è Locri, la nostra città, nel nostro nome, ma guardiamo avanti. A che cosa ambite? Beh, sicuramente ambiamo a qualcosa che vada oltre la nostra terra, cioè nel senso, noi prima di tutto facciamo musica, siamo un gruppo di amici che facciamo musica, ci siamo messi insieme appunto perché siamo prima di un gruppo musicale un gruppo di amici, una cosa che consolida molto di più quello che è il progetto musicale. Pertanto ambiamo a farci sentire, a fare sentire la nostra musica, il genere che noi facciamo e, come diceva Davide, anche uscire un po' dagli schemi di quelli che sono i canoni tradizionali appunto della nostra terra. Anche perché esattamente oggi si ascolta molto folk e magari per chi fa generi un po' diversi è difficile farsi sentire. Sì, infatti quello che soprattutto prediligiamo è quello appunto di far conoscere prima di tutto Locri fuori dalle solite notizie e poi dare più spazio, più visione al nostro genere. Noi suoniamo rock, quindi, o quantomeno ci proviamo, insomma, quindi preferiamo questo genere e vogliamo farlo sentire anche perché nelle nostre parti manca. E quindi sì, volevo aggiungere una cosa a quello che dicevo prima, non vi assimiliamo assolutamente alla musica folk, anzi qua c'è un patito della musica folk, un patito delle tarantelle, delle cose. Però non c'è solo quello, diciamo. Non c'è solo quello, però quello piace e fa piacere assolutamente. E sono l'unico del gruppo che sostiene questa teoria quasi, perché è un po' massimo rispetto per questi gruppi veramente che ci fanno divertire tanto la nostra zona, la nostra terra. E quindi detto tutto questo, c'è una giuria questa sera che selezionerà il vincitore, anzi i vincitori. Il primo premio è una videoclip, la seconda uno shooting fotografico. Perché i giudici devono scegliere proprio voi, Irko Liberty? Ma innanzitutto già portare le canzoni inedite davanti a un pubblico, davanti a una giuria è un traguardo. Poi scegliere Irko Liberty spetta a loro. Le nostre canzoni inedite oggi porteremo fuori, vediamo la scaletta che dobbiamo fare, canzoni sia in italiano che in inglese. I testi per la maggior parte li scrivo io e il mio amico Giovanni. E il perché sceglierlo sta a loro valutarlo, cioè valutare lo stile, anche il carisma del gruppo, ma noi ci mettiamo la creatività in quello per cui siamo nati, poi il resto tocca a loro. La creatività e soprattutto la passione che ci vuole per fare questo genere di musica. E quindi fate rock, fate un saluto rock ai nostri ascoltatori. Yeah! Grazie, ciao. Tutto inizia nel 2010, quando tre ragazzi di Locri, legati da una forte amicizia, iniziano ad avventurarsi nel mondo della musica scrivendo la prima canzone. Allora, la band, pensate, ha deciso di chiamarsi Tanto Forte il Legame con la propria terra, con il nome proprio della sua città, però girata al contrario con l'aggiunta della parola che deve essere fondamentale per il terzo millennio, che è quella della libertà. Libertà di attaccamento alla propria terra che li ha già portati a vincere il Locri Summer Contest con categoria inediti con un progetto acustico. Quindi di inediti si parla, inediti anche questa sera. Sonorità rock e progressive, unite da una sinergia decisa e vibrante, fanno di loro una band tutta da scoprire e quindi noi ve li presentiamo. Gli Irko Liberty! Grazie Boba, buonasera. Un grazie soprattutto a coloro che hanno organizzato questo magnifico evento.
Il prossimo pezzo, We Can Also Sleep, possiamo ancora dormire, ma stasera è andata male. Buon addestramento.
grazie. La prossima canzone si intitola The War is in the Wind. La guerra è nel vento, in questo momento, in questa splendida cornice. Cerchiamo di salvare i nostri respiri grazie alla musica. We'll be right back.
maestro della chitarra attaccata del tavoliere, del tagliere della carne. Passiamo ad uno misero come me. Noi vi ringraziamo tutti di cuore. In questa splendida cornice voglio veramente dire grazie a tutti quelli che hanno organizzato questo magnifico evento e a tutti, veramente, grazie di cuore. Voleva per forza suonare qualcosa questa sera? Mi hanno dato un culo. Thank you.
Grazie, siete fantastici. Sì, sì, sì. Grazie di tutto. Irko Liberty, un altro applauso! Un altro applauso e li presentiamo subito. Dove sei? Vieni qua, Fabiana. Li presentiamo al basso Gabriele Cortale. Alla batteria Paolo Staltari. Eugenio Glioti alla chitarra elettrica. Davide Ritorto all'armonica. Giovanni Tallura alla chitarra acustica. E Antonio Pedullà alla voce, che mi devi spiegare però con questo giubbotto di pelle come fare questo caldo. Ma certo. Microfono, microfono. Spiega. Non è per lavati nei facci, ma Bova si merita questo e altro. Yellow TV Music Festival, siamo qui in compagnia del neo sindaco di Boa Marina, Vincenzo Crupi. Sindaco, si immaginava tutto questo fermento giovanile a meno di 100 giorni dall'inizio del suo mandato? Non me lo aspettavo, ma lo speravo ed è una buona cosa sia per l'amministrazione comunale, ma soprattutto per Boa Marina, perché il futuro è dei giovani. Ma anche il presente. La cosa importante è che i giovani di Boa Marina hanno capito che non possono aspettare che siano sempre gli altri a decidere per loro, ma sono loro che devono decidere il loro destino e il destino di Boa Marina. E quindi siamo soddisfatti che vediamo tanti giovani impegnati nel far ripartire il nostro paese. E allora vi presentiamo la band che sta per suonare. Allora, tre amici si sono uniti per raccontare le loro esperienze musicali in un piccolo show in acustico. Due di loro provengono dalla band Calabria Maica, che molti di voi conoscono. Vivono e studiano però in Emilia-Romagna, anche se sono di Boa Marina. Loro, insieme ad un altro componente, attualmente direttore musicale di un gruppo etnofolk, hanno deciso di unire rap e tradizione condito dall'eleganza del sax. Tutti e tre singolarmente hanno calcato più volte questo e molti altri palcoscenici d'Italia, ma oggi per la prima volta solo per noi daranno vita ad uno show completamente inedito. Signore e signori, non li fate arrabbiare, perché già nel nome ce l'hanno, il bar della rabbia! Il bar della rabbia, ma il cantante, anzi il rapper, è il rapper dei Calabria Maica, c'è anche il sassofonista dei Calabria Maica, però questa sera siete in una veste completamente inedita assieme anche a Stefano. Sì, siamo in una veste diversa, abbiamo scelto di fare qualcosa in acustico e quindi abbiamo chiamato Stefano, che è un grande chitarrista bovese, anche se lui dice di no, e ascolterete qualche brano dei Calabria Maica e qualcuno nuovo e un brano di Stefano. E quindi perché Bar della Rabbia? Ma Bar della Rabbia, diciamo, c'è un significato profondo. In pratica non avevamo un nome, il primo che ci è venuto l'abbiamo scelto perché dovevamo iscriverci con un nome. Esatto. Quindi non è che finisce come con la canzone di Mannarino, anzi con quello che è successo con Mannarino. No, però diciamo che un po' quello stile ci rappresenta. Siamo un po' anche noi abbastanza rabbiosi, seduti al bar spesso, purtroppo. Più seduti al bar che rabbiosi, direi. Ecco. E quindi a me verrebbe da chiedere anche, so che c'è Natale che è un sassofonista, quindi che strumenti suonate? Allora, io suono il sax e il clarinetto, lui voce e lui Stefano solo la chitarra per stasera. Se no, generalmente cosa suoni? La chitarra. Ok, quindi comunque è una passione musicale che viene da lontano. Stasera vi esibirete anche con una canzone che, guarda un po', si chiama proprio Yellow TV. Guarda un po', si chiama il festival Yellow TV. Sì, la canzone si intitola Yellow TV. È una canzone che suoniamo anche con i Calabria Maica. Del 2000, eh? È 2000, non mi ricordo, un paio d'anni fa comunque. Ed è dedicato ovviamente a Boa Marina. E quindi Boa Marina nel cuore, siete tutti e tre di Boa Marina, ma i giudici, che voi ancora non conoscete, vogliono sapere il perché, oltre alla musica ovviamente, dovrebbero scegliere proprio voi. Come vincitori o come ultimi classificati? Diciamo come vincitori. Beh, come vincitori innanzitutto perché siamo del posto ed era giusto rappresentare, giochiamo in casa, quindi avremo il tifo dalla nostra parte. Si spera. Sì. Per questo no, a parte gli scherzi. Secondo me proponiamo qualcosa di diverso. Ecco. E io sono soddisfatto del lavoro svolto perché fino adesso. Non ci vedrete mai in un'altra veste acustica. Esatto. Anche perché il cantato non è un cantato normale, ma cioè è hip hop, è rap. Il mio sì,
E invece per quanto riguarda Stefano è un neomelodico napoletano, no, più che altro, credo. No. Comunque sì, è una cosa molto particolare, secondo me. E probabilmente sarà la prima e ultima volta, perché non è facile, è una cosa molto, molto difficile anche da preparare, quindi spero piaccia, sinceramente. E poi siamo in pochi ma buoni, devo dire, sì. Quindi non servono grandi orchestre, ma, infatti, bastiamo grandi in pochi. Uomini. Grandi uomini, sì. Quindi un saluto ai nostri telespettatori. Un saluto, ciao, questi sono i Bar della Rabbia. Dimentico, dimentico, riempimi il bicchiere, dimentico, dimentico, che dopo la
questa notte mia zero in piedi, scacciando su porte, finestre e pareti, urlando che l'uomo conosce rimedi, ha perso la voce con certo di ieri. Grazie. Questi sono i Bar della Rabbia. Di solito ci avete visto in vesti diverse. Stasera abbiamo deciso di fare qualcosa di particolare e di diverso. Il prossimo brano è di Stefano. Si intitola Preghiera su Tauci. Un applauso per Stefano. E un applauso per Emanuele, che ha composto veramente in pochissimo tempo. Siamo riusciti cioè siamo stati bravi a lavorare su arrangiamenti, testi, insomma. Ci abbiamo lavorato per anni. Sì. Questa è la canzone scritta nella mia lingua madre, il dialetto. Thank you.
E all'ultimo ti prego, se mi senti, fammi venire la figliola mia, falla passare in stella cadenti, la notte ballo giorno pensati. Si intitola Ricordati che è una canzone d'amore. È romantico. Un po', ogni tanto sì. Basta che indichiamo il bar della rabbia. Romantici. Anche le persone più indisciplinate ogni tanto cadono in determinate cose. Ricordati che. Qualsiasi suo sarà, non cambierà perché, lui non sparirà, e il mondo insieme a te, ci esploderà, e ci dirà perché, saremo sempre qua. Ricordati che sarò per te, quel poco che c'è di puro in questo mondo. Ricordati che dovunque sarai, io resterò qua anche in questo mondo. Ricordati che io sarò per te, quel poco che c'è di puro in questo mondo. Ricordati che dovunque sarai, io resterò qua insieme in questo mondo. Parlami, ti prego, parlami, non voglio più il silenzio. Voglio tornare in cima al mondo e farlo proprio adesso. Solo con te dico che il mondo avrebbe perso l'unico punto fermo che provo nell'universo. E allora dimmi se è il caso di stupirsi, che basta un solo sguardo per capirsi e per dirsi che è stato bello, ma sarà ancora più bello, che non basterà un momento a mettere fine al nostro tempo. Ricordati che io sarò per te, quel poco che c'è di puro in questo mondo. Ricordati che dovunque sarà, io resterò qua insieme in questo mondo. Ricordati che io sarò per te, quel poco che c'è di puro in questo mondo. Ricordati che dovunque sarà, io resterò qua insieme in questo mondo. Vivimi, ti prego, vivimi, ti voglio qui stasera. Voglio sentire le tue mani a dirti che era vera quella favola di cui si parlava da un po', dove l'amore vince sempre tra lacrime e stop. Io non ne posso fare a meno che ci posso fare, è naturale come nella vita respirare. Fatti baciare che non mi stancherò mai di sentirti dire ancora che un giorno mi sposerai. Ricordati che io sarò per te, quel poco che c'è di puro in questo mondo. Ricordati che dovunque sarai, io resterò qua insieme in questo mondo. Ricordati che io sarò per te, quel poco che c'è di puro in questo mondo. Ricordati che dovunque sarai, io resterò qua per tutti in questo mondo. Insieme in questo mondo, insieme in questo mondo, insieme in questo mondo.
grazie. Il prossimo e ultimo brano, ultimo forse penultimo, perché non sappiamo, quasi ultimo. Ultimo. Si intitola come questo festival e come questo paese, Yalotuvua, magari alcuni di voi la conoscono, e sarebbe bello se con le mani Stefano, con le mani abbiamo bisogno. Con le mani, esatto. Abbiamo bisogno ecco un po' di aiuto. Esatto. Yalotuvua. Che in greco significa? Marina di Bova. Certo. Yalotuvua Music Festival, non possiamo non fare la tua canzone Yalotuvua. Prima di questa canzone vorrei fare un applauso a questi due giovani musicisti, perché sono veramente di un'altra categoria, quindi per me è stato un piacere suonare con voi. Sembra un'illusione, ma nel cuore e cuore resterà per sempre tua. E in ogni posto griderà Yalotuvua. Dimmi come ti senti, quando parti, quando nasci. La tua terra ti carica e spazi. Destini infranti da una vita indifferente. I tuoi sogni sono niente, non importano la gente. Ti manca il sole, sì ma tornerai. Con la voglia di restare che non hai avuto mai. Gli amici al bar, al pub, alla villa. Sono la tua vita, il tuo paese che ti guida. Sono un comare, tra chi va a pescare. Chi rimane fermo ad osservare il mare che si infila. Tra gli scogli della rocca sotto la Madonna, tra le leggende tramandate di nipote da nonna. Per chi non scorda il genetto delle sue origini, anzi se ne vanta, le ricorda nei giorni difficili. Brilli di chi provi quando cogli allo paesi. Se ludi calabrisi, tu si muore, tu si fidi. Ole, ole, più ti manca il mare, più tu vedi il sole. Ole, e ti sembra un'illusione, ma nel cuore mai muova. Resterà per sempre tua. Questa è una nostra canzone. Ole, ole, più ti manca il mare, più tu vedi il sole. Ole, e ti sembra un'illusione, ma nel cuore resterà per sempre tua. In ogni posto griderai Yalotuvua. Welcome, benvenuto. Fatti un giro in questi posti, non ti manca il saluto. Seduto sull'ultima panchina in via Marina, con gli altri sempre insieme fino a che non è mattina. L'aria è diversa dal nord, perché lo neghi? Ti parlano di altri, io so che non mi credi. Ma viene, vedi che non è come ti dicono. Che al festo ogni vicolo riempi nel tuo spirito. Mi sento libero sulla salita che porta a casa dopo una giornata sulla riva. Ti respira il profumo di buono. A tavoli prende il vino buono. Questo essere uomo, da cui ho preso la mia strada nella musica. Dio resta in pace, ogni mia parola illumina. E quando sarà l'ultima io sarò qui. Di là di una montagna lo canusciume per chi. Ole, ole, più ti manca il mare, più tu vedi il sole. Ole, e ti sembra un'illusione, ma nel cuore, cuore resterà per sempre tua. E non ti posso gridare, Yalotuvua. Ole, ole, più ti manca il mare, più tu vedi il sole. Ole, e ti sembra un'illusione, ma nel cuore, cuore resterà per sempre tua. E non ti posso gridare, Yalotuvua. Manca il mare, più tu vedi il sole, ole, e ti sembra un'illusione, ma nel cuore, cuore resterà per sempre tua. E non ti posso gridare, Yalotuvua. Ole, ole, più ti manca il mare, più tu vedi il sole, ole, e ti sembra un'illusione, ma nel cuore, cuore resterà per sempre tua. E non ti posso gridare, Yalotuvua. Grazie a mio cugino che mi ha prestato la baglietta.
il bar della rabbia, però non eravate tanto arrabbiati, Emanuele, non te ne andare. Li presentiamo ancora una volta alla chitarra Stefano Zirillo. Al sax al clarinetto Natale Vadalà e dalla voce rap Emanuele Criseo, Next One. E allora Emanuele, bevi. Però hai ricordato, ieri non l'avevamo spiegato e non l'abbiamo fatto neanche oggi, il nome di questo festival, Yalotuhua, per chi non lo sapesse prende il nome dal... Vi confondete se fate queste cose in questo momento mentre ragiono. Ecco, il festival di Yalotuhua prende il nome dal quello che era il nome della città di Bova Marina. In grecanico Yalotuhua vuol dire marina di Bova, Vua infatti è Bova, quella che sta a monte a 900 metri d'altezza, però avete capito quale è la cora praticamente. Questa è Yalò, quella che sta a mare. Emanuele, da Maranello a Bova Marina, tu sei bovese però stanziato al nord, bovese non di nascita, di origine, però tutti i tuoi genitori sono di qua e hai un attaccamento alla tua terra che è qualcosa di veramente particolare. Sì, effettivamente, forse troppo. Sì. Perché troppo? Perché tante volte mi scambiano, mi dicono cosa fate qua d'inverno, ma io non sono nato qua, allora ci restano male perché ovviamente mi sentono parlare un pochino bovese doc. Diciamo che quando sei qua c'è l'accento bovese. Quando sei a Maranello che accento hai? Modenese. No, non ce la farei mai a parlare così a buono. Ma è una questione, è una cosa naturale. Vieni qua, cambi completamente accento. Appena salgo sul treno, già allora tutto a posto, com'è? Sul treno, perché... Vabbè, fategli sta qua. Io una cosa di lui la so. Però voglio dire un rapper tutto... E ti spaventi di prendere l'aereo però, ma guarda che siamo nel terzo millennio. Ma te lo dico, te l'ho detto che ti facevo vergognare. Perché devi fare queste cose? Io non dico di cosa hai paura tu. Io non ho paura di niente. Perché anche Silvio ha paura di qualcosa. Silvio ha tante cose. Soprattutto del mio gruppo. Del gruppo, vabbè, in Calabria Maica di cui fai parte. Emanuele, i bar della rabbia, grazie per aver partecipato al Yalotuhua Music Festival. Ebbene, è una bella scommessa presentarsi in acustica in questo modo, comunque in una versione completamente inedita e rinnovata. Sono degli amici alla fine anche loro che si sono ritrovati, non una band che suona da tanto tempo, la loro storia la so perché sono meno male del paese, quindi ci conosciamo tutti, ma provengono tutti da mondi musicali diversi. Stefano, Natale, Emanuele, cioè veramente siamo in altri mondi. Qua ci stiamo preparando, allora io direi di ricordare ancora una volta cosa succederà tra poco, quindi sia quali premi ci sono che quello che succederà subito dopo, perché adesso ci aspetta veramente una serata magica. Esattamente. Allora, per i premi abbiamo il primo classificato un videoclip e promozioni in radio e TV per un anno, il secondo classificato uno shooting fotografico professionale, poi abbiamo il premio della critica, una menzione come miglior voce, come miglior musicista e come miglior arrangiamento. E poi una batteria di pentole e 16 pezzi, un televisore. Che adesso presenterai tu. È un frigorifero. Beh, sei emozionata. Io. Ma allora, se voi fate una pagella, io con i condizionali quando sono stanco proprio siamo lontani come certi politici con l'onestà. Se dovete dare un voto da 1 a 10, Fabiana quanto prende? 10. 10. Non gli chiedo di me perché mi dicono quello zero. Quello è il mio fidanzato, quello mio quello padre, è mio padre, cugini, parenti. Loro si esprimono. È brava, com'è? 10. No, dico è brava, il voto l'ho capito. E fatele un applauso allora a Fabiana. Fabiana Fusco, direttamente da Napoli, la ragazza più vivace del West. Ti piace il napoletano? Ecco, ha già di napoletano. Ha già di cere. Fammi fare un po' di lezioni di napoletano. La R. Ma io la R ce l'ho moscia. Allora andavo bene. Che devo fare? Ma quella c'ho in italiano, anche in francese, soprattutto in francese. In inglese non si dice. Si fa prima e siamo a posto. Vabbè. Mi fai un po' di lezioni di napoletano? Allora, già la R è andata, quindi già non quindi posso fare il napoletano. Vabbè, ma scusami, ma non ci sono napoletani con l'R moscia? Sì, vabbè, ricere. Tipo, tipo una parola in napoletano con la R. Ricere. E lo dicono così. Taggi ricere una cosa. Guarda, già stai migliorando. Avete capito? Aggio migliorata. Aggio migliorata. Aggio migliorata. Non faccio come si dice. Io dico lo già. Come brividi. Il brividi. Per lei è proprio napoletana doc. Cioè non è che scherziamo. Veramente è venuta. Ho anche sangue calabrese. Anche sangue calabrese. Salutiamo Don Peppino, il tuo nonno. Il grande Don Peppino di Pagliapoli. Così capiamo anche di chi. Il sangue è quello.
il sangue non mente, avanti popolo, come dice il sangue di cosa.